accompagni. Pensando all'introduzione di questa discussione, stamattina ascoltando il dibattito sul programma, non ho potuto fare a meno paragonare la nostra discussione a quella che in tanti anni di militanza politica e sindacale ho avuto potuto partecipare nelle organizzazioni riformiste, sia le organizzazioni politiche che ovviamente quelle sindacali, e dove anche nei momenti in cui i programmi, pur rimanendo in un contesto del riformismo, mostravano alcuni elementi di avanzamento, però c'era sempre un gap, che poi è stato anche oggetto della discussione di oggi, tra la lista delle cose che sarebbe necessario e le conseguenze che per ottenere queste cose ci sarebbero. Recentemente, qualche mese fa, la CGIL ha prodotto un piano che hanno avuto l'ambizione di paragonare a quello di Vittorio nel dopoguerra, in cui non è tutto da scartare quello che si scrive. Si parla della riconversione delle aziende che inquinano, si parla dell'edilizia popolare, si parla di un salario per i disoccupati. Il problema però è che poi non si spiega come queste cose si dovrebbero ottenere, e tutto viene rimandato a una trattativa dei vertici sindacali con l'istituzione di turno, con il governo di turno, a prescindere da quello che effettivamente questo governo esprime come interesse di classe. Ora, io credo che la discussione di questa mattina, se posso permettermi di, come dire, sintetizzarla, fondamentalmente dice questo: la crisi, la profonda crisi che attraversiamo ormai da 6 anni, ha cancellato gran parte dei margini per le riforme. E non significa che non c'è più spazio per le riforme, ma significa che per ottenere anche una semplice riforma è necessario mettere in campo una mobilitazione, una radicalità della mobilitazione, che inevitabilmente mette in discussione anche il sistema capitalista, perché una mobilitazione di questa grandezza mostrerebbe alla classe la sua reale forza e quindi anche la necessità di andare oltre. Io credo che l'insegnamento dell'autunno caldo, delle lotte degli anni 70, noi dovremmo valorizzarle nella discussione che facciamo con chi è disponibile a discutere con noi e vuole capire la nostra posizione, perché c'è un grande insegnamento. A una mobilitazione con pochi precedenti, dove il movimento operaio con un filo in piena travolge tutto, padroni e anche apparati sindacali, dove la lotta è anzitutto contro le burocrazie per ottenere il diritto a eleggere dei rappresentanti che rispondano direttamente ai lavoratori. Bene, queste conquiste, le tante conquiste, gli aumenti salariali, la scala mobile e tante altre cose, come la riforma delle pensioni dignitose, eccetera, e però poi di questo, nella misura in cui tutto non cambia la società, non è rimasto praticamente quasi più nulla. Ecco, e questa è la realtà più cruda che noi stiamo attraversando, quella che i riformisti, nei momenti di crisi del capitalismo, diventano i maggiori paladini, i pensori, il salvagente con cui aggrapparsi della borghesia, e diventano i paladini delle peggiori contraddizioni. Perché altrimenti dovrebbero appunto mettere in discussione non tanto i loro metodi di lotta o i loro programmi, ma mettere in discussione quello che per loro è l'unico sistema che esiste al mondo, che è quello del sistema capitalista. Ora, questi fattori lo capiscono molto bene, infatti diventano sempre più aggressivi. Noi abbiamo visto da alcuni anni in poi l'estensione del modello Marchionne in tutte le pieghe del mondo del lavoro, dalla Fiat si passa più velocemente ai metalmeccanici, poi si passa più velocemente a tutte le altre categorie. E questa, diciamo, precipitazione è alla base anche del disincanto che la maggioranza degli operai, dei lavoratori in generale, hanno verso i sindacati.
e spesso e volentieri vengono visti solo come uno strumento per fare 730, per gestire una cassa integrazione o una mobilità. Ora, e questo alimenta ulteriormente l'arroganza e l'aggressività dei padroni, perché appunto nella crisi il mercato si restringe, si vendono meno merci e allora quei pochi che rimangono in produzione devono produrre di più, mentre sempre più lavoratori rimangono esclusi dal ciclo produttivo. E non parliamo soltanto appunto dei lavoratori dipendenti, possiamo parlare dei disoccupati, della sottoccupazione, dei precari che vengono cancellati senza neanche uscire sugli articoli di giornale. Ecco, e ogni volta che sembra di essere entrati, di aver attraversato un momento peggiore, poi arriva invece una nuova fiammata di licenziamenti, ti ritrovi ad essere sempre al punto di partenza, con nuove decine, centinaia, migliaia di esuberi. Come credo i compagni avranno notato, nell'ultimo mese la situazione è nuovamente precipitata. I giornali, i telegiornali hanno aperto per diversi giorni di seguito le proprie edizioni con 1400 esuberi all'Indesit, 850 alla TNT e via discorrendo. Ora, io credo che il lavoratore qualche domanda se la stanno facendo, e credo che si stia facendo qualcosa di più di qualche domanda. Anche perché, se noi diciamo che la crisi dura da 6 anni, perché adesso c'è una nuova fiammata? Ecco, io credo che questa questione qui sia uno degli aspetti importanti della crisi del nostro sistema. C'è una nuova ondata di ristrutturazione e quindi di chiusura di licenziamenti, perché comunque in questi 6 anni si è dato fondo agli ammortizzatori sociali anche per tentare di contenere il conflitto sociale. Questo è lo strumento di padrone. Noi difendiamo il diritto alla cassa integrazione, difendiamo il diritto alle ammortizzatori sociali, perché non pensiamo che tanto tempo si tratta di noi. I padroni li usano per un altro motivo, per evitare che questo porti a una facilitazione. E noi parliamo di tutte le aziende, poi i compagni ci arriveranno, perché più o meno siamo tutte le vertenze centrali di questo paese in questo momento. Noi parliamo di vertenze, ma non emerge in tutta la sua drammaticità tutte quelle casse di integrazione che sono in scadenza e che in breve periodo lasceranno altre decine di migliaia di lavoratori. Mi sembra, l'ultima che ho detto, in 2 o 3 mesi entreranno in mobilità qualcosa come 80-90 mila lavoratori. È una città sola, è una città di questo paese. Ora, qui emerge in particolare l'inconsistenza della burocrazia sindacale, di quelli che dovrebbero dirigere le organizzazioni che devono difendere gli interessi dei lavoratori. E come dicevo, questa percezione comincia a prendere piede, incomincia a radicarsi nella coscienza dei lavoratori. Incomincia a radicarsi soprattutto perché non solo ormai è evidente che il sindacato e il padrone servono soltanto per offrirgli 2 possibilità. O fai come Pomigliano, noi ti presentiamo un accordo e tu devi soltanto firmarlo, oppure l'altra alternativa è quella, qui si scrive, qui si licenzia, vai a elemosinare qualche ammortizzatore sociale della istituzione. Questo è infatti quello che viene proposto in questo momento alle organizzazioni sindacali e che i lavoratori si sentono dire dai loro dirigenti. Ecco. Dico questo, insisto su questo, perché da questo passaggio una delle chiavi del cambio di coscienza dei lavoratori nel prossimo periodo. E penso che quello che sta succedendo alla Indesit, di cui poi abbiamo avuto un paio che spero intervenga, quindi rappresenta un modello. Io non sono in grado anche di dire quale evoluzione avrà questa vertenza, però credo che le condizioni perché questa vertenza diventi una vertenza interna a livello nazionale ci sono, però è una pista, dopo che abbiamo visto negli anni passati, appunto con Milano, poi in cantieri, però Santa Castellamare del Comune, piuttosto che Genova, in Bulldozer in mezzo alla strada, ed è la musica del futuro. Perché? Perché la crisi non finirà, neanche l'anno prossimo, neanche quello successivo. E quando comunque ci sarà una ripresa, sarà così debole
che non assorbirà neanche una minima parte della disoccupazione che è stata creata in questi anni. Ora, anche per questo, la burocrazia sindacale ha fatto dentro l'accordo del 31, un accordo tra burocrati e padroni, un accordo dove si giustifica, dove si dice che c'è una discussione tra le parti, come dire, amichevole e ragionevole per trovare un accordo, ma che in verità proprio per le cose che si hanno detto fino adesso sarà soltanto una lista delle cose che i padroni chiedono alla organizzazione dei lavoratori, che in compenso, in cambio di non essere sbattuti fuori dai tavoli, impegna i sindacati a farli sottoportare a qualunque costo degli accordi, un accordo per far ingoiare ai lavoratori tutto quello che finora non è stato ingoiato. Ecco, questo è un accordo nefasto, è un accordo che andrebbe contrastato, ma è un accordo che i lavoratori in questo momento non vedono come uno dei tradimenti del movimento storico, del movimento operaio rispetto agli accordi di luglio, piuttosto che ad altri veri tradimenti, perché di fatto quello che percepiscono, quelli che lo percepiscono perché non sanno neanche che sa che sta durante questo accordo, come un adeguare i rapporti sindacali a quella che è la realtà quotidiana, dove spesso i delegati non sono neanche visti i loro reali portavoce e dove spesso appunto i dirigenti sindacali funzionali vengono visti come quello che viene a distribuire delle tessere e a fare dei modelli per pagare le tasse. Ora, io credo però che questo accordo durerà finché il sindacato riuscirà a tenere nella partita il movimento operaio. Appena il movimento operaio si riprende, e credo che gli elementi importanti di questa ripresa cominciamo completamente a toccare con mano, questa cosa è destinata a saltare, perché non tiene, perché vuole mettere insieme troppi interessi diversi senza fare i conti con la capacità anche dei lavoratori di mettere in discussione proprio. Poi torniamo su l'Inis, perché per esempio se la lotta all'Inis aveva questa fatica è anche perché i lavoratori hanno imposto ai dirigenti alcune cose. E credo che la musica del futuro non è la come il 5 maggio, ma casomai è quella della messa in discussione degli accordi e gli apparati sindacali che verranno sulle spalle dei lavoratori. Ecco, perché penso che sia evidente che si cominciano a percepire questi segnali? Beh, anzitutto perché credo che i picchetti a Pomigliano siano già un'amministrazione rispetto a quello che non è successo dopo il 16 ottobre fino all'altro ieri a Fiat, dove di fatto la Fiat ha tirato in imbarca e si è limitata fondamentalmente alle vertenze in tribunale. Questi picchetti non mi sembrano esattamente qualcosa di normale. Il fatto che si sia deciso di trovarci è un segnale dell'elemento che all'interno della fabbrica si sta cominciando a spezzare quella solitanza che i lavoratori hanno subito costretti dalle condizioni. Oppure spero che i compagni che sono andati alla Berco a Ferrara lì per il prima che hanno respirato lì, dove molti lavoratori dicevano che qui non c'è uno scopo, l'occupazione è disastrata. Non è che lo dicevo che era invecchiato la pace in materia, perché poi la pace in materia erano due, quindi erano 16.000. Oppure, questa è una dell'indesi su cui dobbiamo ragionare, perché infatti, l'altro giorno l'ANSA ha messo in prima pagina che il congelamento RSU in Piombino ha deciso di portare avanti l'avvertenza attraverso gli scioperi a gatto selvaggio. Adesso io non so come si stanno facendo di sciopero all'inizio, però sfido il compagno a dirvi qual è stata l'ultima volta che si è sentito parlare di scioperi a gatto selvaggio in aziende dove non c'è un gruppo di compagni, come dire, politicamente avanzati che organizzano la lotta. Io l'unica cosa che in questi anni che ho sentito la tesi, ma dove faccio la credo, anche un radicato, un certo radicato. Oppure chiaramente quello che è conseguito dopo che il padrone ha fatto la serrata, la classica serrata da ferriera ottocentesca che è stata altra benzina sul fuoco, e quando mi dicevano che la coscienza avanza balzi, i balzi sono belli,
sono quelli che la forza della controrivoluzione tenta di dare ai lavoratori. Ecco, quindi quello che però noi dobbiamo capire è che se un'organizzazione come la FIOM in questo momento prendesse le tre o quattro fabbriche più importanti di ogni territorio, di cui la stragrande maggioranza ha una vertenza aperta per ristrutturazione, chiusura e licenziamento, le coordinasse, andasse a fare assemblee, parlasse di mettere in discussione la proprietà dell'azienda se non si ritirano i licenziamenti, se non si ritira la chiusura, ma io credo che oggi noi stiamo parlando di un movimento di milioni di lavoratori. E credo che fare questa affermazione oggi non significa lavorare di fantasia. Il problema però è che non c'è questo problema in questo momento. E questo che rende più complicato lo sviluppo di un movimento sociale in questo paese, che ha reso difficile fino a questo momento. Ora, eppure la lista è lunga. Mirpool, Paperco, Fincantieri, Fincantica, Seret, Tentini, Via, Irisbus, cioè potremmo fare una lista che veramente l'Ilva, Lucchini, adesso è stata uscita la normativa sull'acciaio europea che significa che in questo paese alcune acciaierie dovranno chiudere e altre dovranno diminuire significativamente il posto di lavoro. Dalla Tuzzi di Bari. Ora, io credo che se noi guardiamo il processo messo insieme, noi vediamo la situazione che sta cambiando. Però vediamo anche che in questi ultimi anni non tutto è stato bene. Prima citavo le vertenze che sono state, Quindiano, Fincantieri, eccetera. Però c'è un piccolo esempio che i marxisti devono studiare, che può essere di ancora più utilità. Per esempio, la lotta dei lavoratori della logistica nei trasporti. Parlo delle vertenze della Silunga, della SDA, della Canarolo. Lotte estremamente radicali, guidate da un piccolissimo sindacato di Sicopas, che ha fatto un perno su una base estremamente incattabile. Lavoratori spesso volentieri immigrati che rischiano non solo il licenziamento ma anche il permesso di soggiorno. Ecco, sono riusciti a mettere in piedi delle vertenze, molte le hanno perse, ma alcune importanti le hanno vinte con una piccolissima forza. Io credo che questa sia la misura di quello che in questo paese si potrà fare, quando invece che scendere in campo dei settori piccoli e parziali settori della classe, cominciano a scendere i battaglioni che appunto sono anche loro secondari. Ora, l'esempio di Sicopas si ferma qui, nel senso che noi possiamo imparare delle cose, vedere delle cose, però è chiaro che poi alla fine quello che non possiamo accettare è che le lotte, come dire, siano concepite come mandare a un sbaglio i lavoratori senza capire anche le conseguenze che poi certe lotte portano, perché se alcune sono state vinte, molte sono state perse e i lavoratori hanno pagato con la perdita del posto di lavoro. La cosa più importante è che anche nei posti più difficili è possibile questo momento di lotta. Lo dico perché in questi momenti di difficoltà sono sempre, no? I soliti leitmotiv, ma c'è la precarizzazione, la parcializzazione, la frantumazione, il terziario tutto atomizzato. Sì, è vero, questo è il più difficile, ma non è che questo impedisce, semplicemente richiede al movimento operaio di sviluppare delle forme di lotta e soprattutto di avere dei punti di riferimento, come dire, più complessi, ma che nella visione in cui qua si sviluppano portano dietro tutti i settori della società. Ora, noi in questi anni abbiamo accumulato molte esperienze, noi abbiamo diretto molte vertenze e ci siamo fatti anche un'esperienza andando avanti nel cielo delle fabbriche. Da qualche mese non solo con il giornale, ma anche con le fabbriche. E quello che si evince da queste esperienze che noi abbiamo fatto in questi anni è che
e pago centinaia di aziende circa, che siamo stati soprattutto in due mesi, quindi seppur un piccolo osservatorio, però è una cosa che comincia ad avere un certo, come dire, una certa autorevolezza, e che comunque è un osservatorio che ci dà lo spaccato, perché gli altri osservatori non ci danno lo spaccato. Non sono sbagliato, mi sono osservatorio, almeno qualcosa cerca di raccontare. Ecco, e appunto, questo osservatorio che dice, io non ho tempo di entrare in ogni aspetto della nostra vita, però io penso, per esempio, come dicevo prima, che il picchetto e Pomigliano hanno segnato un passaggio importante. Sì, certo, noi l'abbiamo fatto anche sulla storia del giornale, la critica alla FIOM, perché adesso il quarto è mobilitato, pur essendoci anche delle questioni oggettive, tipo che c'erano pochi operai di Pomigliano davanti ai cancelli, però c'erano tanti operai venuti anche da altre città, anche da molto lontano, disposti, quindi da provare a far male a quell'azienda. Però la critica è importante, ma noi dobbiamo vedere anche il messaggio importante che arriva da questa critica. E il messaggio importante è che la FIA a Pomigliano, che per anni ci ha detto che finalmente qui regnava la collaborazione, la fratellanza, la collaborazione tra sindacati, operai e padrone, i sabati li ha potuti fare perché ci ha buttato gli operai a forza dentro, scortati dalla polizia, se no non si producevano le macchine a Pomigliano. Questa è la realtà. E io credo che questo sia un cambiamento significativo. Ed è un cambiamento che fa il paio con quello che i compagni ci hanno detto, che gli operai davanti ai cancelli dicevano nei volantinacci che hanno preceduto questi picchetti. Fate qualcosa di serio e noi torniamo indietro, perché qui ci stiamo rompendo le ossa, fino in Wigna e UGL, quindi dicono che sono dei veri e propri zerbini e degli interessi lavoratori di un'intervento. Ora, considerando che ci hanno venduto la vittoria di questo referendum come l'evento del secolo, credo che questo sia il passaggio principale che noi dobbiamo cogliere. Ecco, esperienze anche di altro tipo ce ne sono diverse. Mi ha colpito che Compagnia Trento, un volantino fatto molto velocemente, sono presentate davanti alla WIP di Trento, fabbrica che verrà chiusa, quella da sacrificare per continuare la produzione in Italia, e i lavoratori erano accolti a braccia aperte con le lacrime agli occhi. E noi eravamo degli elementi sconosciuti davanti a quella fabbrica. E non è che siamo stati accolti così semplicemente perché davanti alle fabbriche non ci va nessuno, e quindi meglio questi che niente. Siamo stati accolti perché hanno intercettato il fatto che non sono soli, che c'è qualcuno che è disposto a sostenerli. E soprattutto si sono resi coraggiosi. Su 400 e rotto operai abbiamo distribuito 300 volantini e meno di qualche decina ha preferito non prendere. E se lo leggevano lì davanti a noi, sono andati campanelli di discussione. Non è esattamente una cosa di poco conto, e va tenuto in grossa considerazione. Come, appunto, va seguita con particolare attenzione questa avvertenza della INTI, perché questa avvertenza può diventare un modello a partire dalla WIRPU, dove la FIOM del Trentino vuol tenere l'avvertenza sulla WIRPU di Trento isolata dal resto d'Italia, ma però già incomincia i primi schiacciamenti. Infatti sono passati a fare uno sciopero con manifestazione nazionale a Varese settimana prossima. Ma poi appunto questa cosa del gatto selvaggio, ma ora, a parte che sono tanti anni che non si sente, ma io credo che noi dobbiamo punire, percepire da questo che siamo all'inizio di una serie di parole che hanno cadute in disuso, che incominceranno invece a risuonare nella propaganda dei lavoratori per rendere più efficaci le proprie mobilitazioni: sciopero a scacchiera, sciopero a singhiozzo, sciopero a sorpresa, sciopero a lontananza. Ecco, però è un percorso. Pensare che tutto questo deve avvenire da qui alle prossime settimane, ai prossimi mesi, in modo semplice e veloce, sarebbe sbagliato, perché se la coscienza avanzi, è anche vero che la coscienza avanza attraverso le esperienze dirette che i lavoratori devono fare per provare che cosa colpisce nel seguito e che cosa invece, quali sono i colpi che vanno a fondo. Ecco, e io credo
che di fatto quello che la fase che noi stiamo entrando è quella che mette la fine al ritardo delle mobilitazioni in Italia. Sarebbe necessario che ci sia una prospettiva più articolata, però la dico in modo tale così, io credo che siamo all'inizio di questa fine, di questa sfittica pace sociale che era, come dire, soffocato il movimento operaio di questo paese, che è una pace sociale dettata in primo luogo dal muro di Roma, che gli apparati sindacali hanno creato il problema da quel muro. Poi ci sono altri elementi, oltre qui, la mancanza di partito di riferimento, lo shock della crisi. Però è chiaro che la potenza sindacale ha le sue belle responsabilità. E c'è un episodio che mi colpisce, che su questa cosa dell'avvertenza della TNT, questo 250 lavoratori di Stato, che devono essere licenziati. Noi abbiamo un gruppo di compagni in un'azienda a Milano, si chiama PS, trasporto veloce spesso, che sono compagni che hanno navigato nel più completo isolamento non per qualche anno, ma per decenni. Grande autorità e rispetto nella propria azienda, vere e proprie supporte, una distata con l'autorità, con la serietà, con la coerenza, e dito nell'occhio dell'apparato della FIT milanese, e infatti ha sempre cercato in qualche modo di dimensionare. Però i compagni non sono mai caduti nelle provocazioni, non si sono mai lasciati prendere dallo sconforto. Non è stato tutto questo fiore, sono stati momenti molto difficili, ma grazie al fatto di mantenere una base, uno zoccolo dentro all'azienda, i tentativi della burocrazia sono sempre venuti. E la capacità di aver saputo resistere, di non cedere alla tentazione avventurista, settare, mandare tutto a qualcuno, eccetera, e aver tenuto la barra dritta, grazie a questa organizzazione, ha permesso ai compagni di essere presenti puntuali al primo sciopero che questi lavoratori della TNT hanno fatto, dove noi siamo arrivati con lo striscione, con i volantini, i lavoratori della capitolenza iniziale, per questa conferenza, vengono a dirci, vai. 1000 ce ne vorrebbero, no, 850, e quando hanno aperto la striscione, hanno seguito i volantini, c'è stato un abbraccio emotivamente molto forte, come solo la nostra classe sa fare. E la burocrazia era spiazzata e preoccupata, perché sanno che l'UPS non riescono a condizionare, e sanno anche che la TNT non intendono fare più del minimo sindacale, cioè niente. E invece loro avevano portato sui ghiaccioli, non avevano neanche i volantini. Allora io credo che a certi appuntamenti non ci si arriva preparati per caso. Io non lo so se noi riusciremo a giocare un ruolo per cambiare le sorti di questa avvertenza, lo credo molto difficile. Però il fatto che noi eravamo presenti puntuali al momento, al primo momento decisivo, secondo me deve farci capire che questa cosa qui non è casuale, come niente del nostro intervento casuale, ma è frutto della discussione che abbiamo avuto oggi, che è una discussione che la sperimentazione porta avanti da tanto tempo, e in questo tempo ha permesso di costruire quelli che noi definiamo i quadri operari, che poi è un asse importante della nostra organizzazione. In verità, appunto, gli esempi che potrei far tanti, io però c'è ancora un paio di fare, per esempio, parlare della mia rete, nuovi 60 esuberi, 99% di sciopero. Questo non è un risultato che cade dal cielo, ma è frutto di un lavoro faticoso che i compagni hanno fatto quotidianamente. Oppure la materia, 10 anni che sono in emergenza. Fino al 2008 l'emergenza era per avanzare, per conquistare, per migliorare, prima la crisi, prima di evitare le casse, il tentativo di licenziare 45 lavoratori di combattimento, 13 giorni di blocco in Francia per la cielo, non passa neanche un anno di nuovo, verso il fallimento, amministrazione controllata e compagni che sono fuori dalla fabbrica da 4 anni in cassa integrazione e che riescono a tenere nonostante questo uno zoccolo duro unito e a portare decine e decine di lavoratori pressivi a manifestazioni eccetera. Allora questo non cade dal cielo, compagni, questo è il frutto del lavoro di questa organizzazione. E siccome sto prendendo molto tempo, penso che della Danieli, di Udine, dovrà parlare il compagno, che è stato il perfetto assolutore per anni, una fabbrica del sindacato è stato buttato fuori negli anni 80, il compagno da solo ha ricostruito il sindacato di dentro,
iscritti si contavano sempre più la mano, elezioni RSU qualche decina, qualche centinaio su 2000 lavoratori in fabbrica, assemblee a vuoto, se mai svuotare il mare con un cucchiaio, e invece alla fine, appena il padrone è andato da fondo, con una settimana di scioperi l'hanno piegato e hanno potuto tornare su sui passi. E queste sono cose, compagni, che non è una cosa. Queste, compagni, sono cose, non è che facciamo solo noi, siamo bravi. Non è questa la questione. È che noi, considerando le forze che abbiamo in campo, queste cose le scriviamo, diciamo che bisognerebbe farle, e poi le mettiamo in pratica. Ed è questa la questione importante. L'esempio, la dimostrazione, il fatto che queste cose si possono fare, accompagnato ovviamente alla scrupolosa discussione della vertenza, ma anche allo scrupoloso seguito del livello politico di comprensione dei compagni, che si trovano più sotto pressione di chiunque altro nello scontro politico in questo paese. E infatti, i tribunali che cosa fanno per giustificare il loro impasse? Mica è colpa loro, la colpa è dei lavoratori, che sono apatici, sono passivi, sono demoralizzati, si potrebbe lottare ma i lavoratori non vogliono, prima che non le condizioni per demoralizzare, poi si lamentano che sono demoralizzati e quindi non si può fare niente. Ora, il fatto è che non è che è tutto falso questo, l'elemento di verità c'è, lo shock della crisi è stato pesante e i lavoratori sono rimasti disorientati per tanto tempo. Però il problema è che questa demoralizzazione piano piano sta cominciando a sfangarsi. Però, mentre questa demoralizzazione si squaglia, un po' di vittime sul campo ci restano. Non parlo soltanto della crisi che parla del lavoratore, parlo anche di quelle che sono le tradizioni di questo movimento qua in questo paese, le sinistre sindacali. Dove sono? Non ci sono. Sono ridotte al vicino. I sindacati di base sono più in crisi oggi che la CGIL è spostata a destra come non si vedeva da 15 anni che 20 anni fa, quando comunque la CGIL aveva ancora una presenza nelle fabbriche, nei territori molto più capillari di quello di oggi, dove oggi più del 50% degli iscritti attivi in CGIL sono iscritti per i servizi e non per direttamente in fabbrica. E questa crisi, perché questa crisi della stessa sindacale nel momento in cui la crisi del capitalismo dovrebbe invece dare argomenti, strumenti? Perché? Perché sì, perché viene sciolto un'ambiguità che da troppo tempo durava, cioè quella della sinistra sindacale che ha vissuto di renta in tutti questi anni, parlando un po' più a sinistra di quello che dicevano le maggioranze, ma senza avere l'obbligo e la responsabilità poi di applicare effettivamente le cose che dicevano. Solo che la crisi consuma tante cose, consuma anche questa rendita, e questa rendita non c'è più. E la sinistra sindacale che dovrà nascere domani nascerà solo sulla base della mobilitazione dei lavoratori e di una nuova generazione di attivisti che dovrà prendere con le proprie mani il compito di ricostruirla. Intanto però quella che c'è, prima di spiegarsi definitivamente, esasperata da questa frustrazione di essere ridotta al vicino, non riesce a fare altro che, come dire, fuga in avanti, militarismo, avventurismo, settarismo, con cui noi dobbiamo, come dire, avere sempre una posizione ferma, costruttiva ma ferma, nel respingere. Perché se c'è una cosa che ha aiutato questa organizzazione in questi anni, è stato anche da marxisti, da cui ci spiegheremo nell'estremismo, sapere gestire anche le ritirate. Perché non è stata una nazione, si va alla ritirata, si compattono le file e poi si sovrappone e si porta avanti il colpo. E quindi si pone un problema, perché il nostro obiettivo è quello che, se noi vogliamo dare gambe al programma che abbiamo discusso, l'unico modo per far sì che un programma scritto sulla carta diventi un programma applicabile è quello di conquistare la maggioranza dei lavoratori del paese, che credo sia una cosa complicata da fare in questo paese. Però è l'unico modo per cambiare questo sistema. Solo la classe operaia ha, diciamo, la forza e la capacità di fare questo. Allora noi dobbiamo discutere come si conquista questa maggioranza.
con 200 in questa sala, come possono pensare di più così? Beh, noi partiamo dal fatto che appunto le rivoluzioni ci sono, a prescindere se c'è il soggetto rivoluzionario o meno. Le rivoluzioni che sono state citate oggi ne sono una dimostrazione. Il fatto che non c'è il fattore soggettivo impedisce a queste rivoluzioni di andare fino in fondo. Quindi il problema non è se ci sarà, esserci ci sarà, il problema è se noi riusciamo a conquistare la maggioranza dei lavoratori, in modo che quando si arriva al punto decisivo, questa volta la società si cambia davvero. E abbiamo tanti metodi, abbiamo il lavoro delle fabbriche, dei compagni, come ho spiegato, in cui è necessaria la pazienza, la consapevolezza di quello che si fa, la conoscenza, la capacità di non perdere la fiducia, di sapere indietreggiare quando è il momento, ma sapere anche avanzare quando ci sono le condizioni, di sapere una parola molto debole, conquistarsi un'autorevolezza, in modo che poi quando c'è questo balzo, perché non è che la ti chiama 24 per fare il balzo, ma all'improvviso c'è il balzo, questi compagni sono riconosciuti come dirigenti a titolo pieno del movimento. Ecco, però non c'è solo questo metodo. Io credo che questa sia una delle nostre grandi qualità rispetto alle altre organizzazioni, perché noi utilizziamo tutto quello che ci offre il panorama dell'intervento. A fine di quest'anno, all'inizio dell'anno prossimo, inizierà il congresso della CGIL. Noi penso che dobbiamo vedere il congresso della CGIL come un'opportunità. Sappiamo che sarà un regolamento vergognoso, che chi porta una posizione di interesse a fare una maggioranza verrà schiacciato, che faranno un regolamento con cittadini, magari si vota e poi si spiega quello che si vuole dire, però compagni, comunque vada, avremo una qualità di lavoratori superiore a quella che spesso riusciamo a arrivare con la nostra organizzazione. E questo è sufficiente per dire che il congresso si fa. Dopodiché, noi al congresso ci andiamo per fare un bilancio di cosa hanno fatto i dirigenti del CGL in questi anni, le pensioni, l'articolo 18, le 2018 sulle pensioni. Il nostro programma, le forme di lotta legate al programma, il nostro modello di democrazia sindacale, che credo che sia la cosa più terribile che un apparato democratico può sentire. Ora, e chiaramente lo facciamo con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, e se c'è una posizione più avanzata di alternativa, noi la sosteniamo. Ora, sabato scorso c'è stata l'Assemblea Nazionale della Rete 28 Aprile. A questa assemblea è stato votato un documento in cui la Rete 28 Aprile si impegna a fare un documento alternativo, cosa che noi abbiamo sostenuto in pieno, perché pur consapevoli delle difficoltà che ci sono, pensiamo che comunque un documento alternativo rappresenti uno strumento migliore per spiegare posizioni più avanzate. Casomai, il problema è che questo documento c'è tanta gente fuori dalla rete e dentro la rete che lavora perché non si faccia. Ma questo è un problema loro. Noi lotteremo per l'implementazione perché ci sia, e quando ci sarà lo utilizzeremo, a prescindere da quello che ci sarà scritto, che cercheremo di funzionare il più possibile, faremo come abbiamo sempre fatto, andiamo a dire le nostre cose, le cose che noi pensiamo, le cose che noi crediamo siano utili al movimento creativo, rigettando le posizioni primatiste, le posizioni settarie, ma offrendo ai lavoratori un'alternativa, un'analisi precisa. E non sarà una passeggiata, perché nel documento di maggioranza c'è anche la piola. Quindi poi è la piola, no? La categoria più formativa. Noi, compagni, noi avremo il compito e responsabilità anche di spiegare perché c'è stato un gap tra le cose che si dicono e poi quello che si fanno. È chiaro, il problema è come lo spiego. Noi alla testa, no, c'è Marchionne che viene a fare sostanzialmente la sede. I compagni della sede hanno detto, no, vedi, cioè, c'è Marchionne, facciamo un presidio, la fai di no. Allora mi va bene, non ce la fanno fare, non fanno riparare, neanche riparare, non fanno. Va bene, facciamo una lettera aperta. Abbiamo fatto una lettera aperta con l'inizio. In cui evento, compagni da lì. Il picchetto quotidiano, conosciamo il 38, qui la gente si sta rompendo fisicamente, le ossa, la schiena, i polsi. Facciamo quello, abbiamo segnali che la Chione c'è, che Marchionne non può venire qui a dire le sue ipocrisie e andarsene a presidente fosse.
Beh, compagni, in meno di un giorno sono state raccolte 150 firme su questa lettera. Io credo che questo è il modello che noi seguiamo: incalzare, martellare senza fare concessioni, ma con i toni e i metodi giusti. Allora, io ho quasi finito il tempo, però c'è un terzo metodo che noi abbiamo, un terzo strumento che noi abbiamo, che è quello che per noi l'intervento del movimento generale non è quel sfortunato privilegio che hanno i nostri compagni che stanno dentro le fabbriche e basta. Per noi l'intervento del movimento operaio è l'intervento di tutta l'organizzazione, dei compagni che non sono nelle fabbriche, dei compagni che studiano, dei compagni che fanno altro, dei compagni che hanno una piccola azienda. Per noi l'intervento del movimento operaio è anche andare davanti ai cancelli e parlare del lavoro con molta umiltà, con molto senso di responsabilità, ascoltando, ma anche spiegare pazientemente la nostra opinione su quello che succede, su quello che sta succedendo nel mondo. E la Repubblica si è rivelato uno strumento estremamente importante. Guarda, la Repubblica era nata con l'idea che, essendo a luglio questo mese in scadenza la cassa integrazione a Pomigliano, venire a lavoro che venivano buttati dalla sera al mattino in mezzo alla strada. Vedete, dobbiamo cominciare a muovere qualcosa. Facciamo questa radiofabbrica che parla della Fiat, utilizziamo, andiamo davanti agli stabilimenti Fiat in tutta Italia, facciamo così, cominciamo a preparare il terreno. Poi Marchionne ha rifatto la FGA, la cassa è stata prolungata, poi intanto la radiofabbrica è decollata. E ha avuto successo in Fiat, serve 150 copie di boot, 350 copie di boot, la vendiamo a Maserati, la vendiamo a Ferrari, la vendiamo alla vendita di Brescia, l'abbiamo venduta anche in Bimbo, se l'ha fatto bene, l'abbiamo venduta ovunque sentiamo odore di Fiat, l'abbiamo venduta nell'indotto, l'abbiamo venduta anche in una fabbrica dove lavora nei 90, ma l'abbiamo venduta lo stesso nella vicina. E abbiamo registrato che i nostri compagni, questo soprattutto la Birco di Varese, compagni che non erano mai andati davanti a una fabbrica, ne hanno vendute decine, poi a un certo punto sono messi a vendere praticamente solo il giornale perché la gente non voleva più. Non ci andava mai nessuno davanti a quella, non ci andava mai nessuno davanti a quella fabbrica, e da un abbiamo accolto le braccia aperte, e questo ha cominciato anche a intesire le burocrazie, perché diceva, scusate, ma voi tra 8 mesi vi licenziano 300 persone, e poi non si parla di niente, si aspettano tutti i 15 giorni per tentare di fare qualcosa. E loro ti ascoltavano per i ragazzi, 17, 18, 20 anni. E questo è la forza anche della nostra organizzazione, la capacità di fare queste cose qui. I compagni sono stati presenti, sono andati ripiaccolati, fatti dal sindacato perché dovevano far vedere che facevano qualcosa e abbiamo preso dei contatti. E questa è la cosa importante. Allora, credo che questo sia il modello di intervento del movimento operaio che noi privilegiamo, perché ci permette, infatti, di essere presenti. Io ho fatto una lista, però sono più di 100, non posso leggere, la faremo lo scrivo in serie e mandiamo i contatti. E la rifarmi è semplice, non è che parla di massimi sistemi, racconta. In primo luogo racconta quello che succede nelle fabbriche. I lavoratori ci riconoscono, poi ci piazzi alcune considerazioni un po' di più che cercano di entrare nel merito, però è soprattutto un foglio che ha ricepito bene i lavoratori, perché i lavoratori ci si vedono, e allora tu lo vendi alla Fiat, lo vendi nelle fabbriche metalmeccaniche, ma lo vendi anche nelle altre fabbriche che non sono strettamente metalmeccaniche, lo vendi anche al call center della Direct Line, dove sono i dati che rispondono a un centralino. Perché? Perché il metodo Marchionne è il metodo che facciamo pubblico. I lavoratori ci si riconoscono, e quando ci si riconoscono, non si interessa, ma è la fatica di leggerlo a fare, la fatica di tanti soldi che gli danno, e magari ti danno anche un indirizzo mail o un numero di telefono. E noi dobbiamo picchiare su questa strada, perché questo è lo strumento che tutti i compagni hanno a disposizione, e le fabbriche in questo paese ci sono tante, e offrono opportunità di intervento a qualsiasi sorella nel giorno della notte, a qualsiasi compagno che fa qualsiasi tipo di occupazione. Allora io ho finito il tempo, e devo chiudere. E voglio chiudere con una considerazione, perché noi diciamo che è una necessità che abbia parte del nostro sistema. E la classe operaia ha il compito storico di abbattere questo sistema. Oggi le condizioni sulla carta sono estremamente più favorevoli in assoluto che la storia del movimento operaio che abbiamo.
a livello nazionale ma anche a livello internazionale, perché anche il paese arretrato oggi ha una classe operaia estremamente forte. Ma sappiamo che senza il partito rivoluzionario la classe paga un prezzo e la rivoluzione non riesce a farlo. Allora il nostro compito è prepararci a quel terribile passaggio che a un certo punto si paleserà. E noi dobbiamo sfruttare questo tempo per rafforzare la nostra organizzazione con questi tagli di intervento, con questi paragoni, con questo piano. Perché se c'è una carta da giocarsi per cambiare veramente questo sistema, questo lo fa la classe operaia, ma solo se questa organizzazione diventa un fattore soggettivo, quello che questa classe operaia dà alla direzione di un programma con cui sconfiggere il capitalismo. E quindi noi lo dobbiamo fare. Lo dobbiamo fare per questo, ma lo dobbiamo fare anche perché l'occasione storica si presenta una sola volta, purtroppo spesso di volentieri, nella vita di un migrante. E perché lo dobbiamo fare per le centinaia, per i milioni di lavoratori che nell'occupazione delle fabbriche, nella resistenza, nel futuro caso hanno sacrificato la loro vita, per permetterci oggi di avere gli strumenti adeguati per portare avanti questa lotta e vincere questa battaglia.